È quasi certamente un gesto dimostrativo fra bande criminali per il predominio dei traffici illeciti a Bitonto, la sparatoria avvenuta ieri sera in via Porta Robustina. Stando ad una prima ricostruzione, intorno alle 20 ignoti avrebbero esploso alcuni colpi di pistola da un'auto in corsa con lo scopo di intimidire il clan avversario che notoriamente presidia la zona. La polizia, subito intervenuta sul luogo della sparatoria, ha recuperato il bossolo di uno dei colpi esplosi, quasi certamente da una pistola. Secondo gli inquirenti, l'episodio sarebbe legato a doppio filo con quello dello scorso 23 gennaio quando, in Via Maggiore, a pochi metri dal luogo della sparatoria di ieri sera, alcune persone esplosero dei colpi di pistola verso l'alto, ancora una volta con scopo intimidatorio. Gli investigatori dovranno capire se si tratta di una risposta legata a quell'episodio oppure se si tratta di un nuovo gesto intimidatorio ai danni dello stesso gruppo criminale. Dettagli utili all'identificazione dei responsabili potrebbero arrivare dai video delle telecamere di sorveglianza che monitorano costantemente la zona.